Salve ragazzi, un nuovo video per cercare di rispondere a tutte le domande fatte sia nel canale Telegram sia nel canale YouTube, quindi questionari, commenti fatti nel canale, sia anche a chi mi ha scritto chiedendo delucidazioni. È ovvio che preferisco fare un video per rispondere a tutti piuttosto che rispondere singolarmente, di questo ovviamente me ne dovete scusare. E speriamo con questo mini video di dare una risposta a tutti quanti. Come sapete, il software del ping pong non fa nient'altro che un confronto statistico delle performance dei due giocatori, quindi precedenti storici fra di loro, precedenti nell'ultimo anno, il precedente nell'ultimo periodo e anche il raffronto con uno stato di forma che appunto tiene conto anche degli incontri con gli altri giocatori. Quindi tutto questo sfocia in una valutazione, in un conteggio che noi abbiamo elaborato a 100. Per esempio, il giocatore, in maniera molto semplice, perché è quello che mi salta immediatamente all'occhio, il giocatore Felkel, come vedete in questa giocata, è vero che ha una quota 1,50 e di conseguenza il valore che abbiamo dato al suo avversario è esattamente quota 3, perché come sapete l'opposto di quota 1,50 è quota 3 del suo avversario. È vero che questa nostra stima non tiene conto dell'aggio, perché abbiamo fatto un valore a 100, ed è vero invece che il bookmaker stesso adotta un aggio in prossimità di 108, una lavagna a 108. Quindi questo 1,51 del bookmaker, fatto già lo sgravio dell'aggio, indubbiamente vale più di questo 1,50 che noi abbiamo stimato come probabilità. Quindi sta pagando 1,50 quando 1,51 quando dovrebbe pagare minimo 1,55 e quindi è dove c'è minor differenza, val 1 e val 2 sono le due colonne che noi abbiamo stimato, la nostra valutazione. Quindi la quotazione oggettiva, quello che paga il bookmaker, ovviamente maggiore è la distanza tra la stima che abbiamo fatto e maggiore ha la valenza di questa singola giocata. È vero che ci sono casi singolari come questo, per esempio per noi questa valutazione di 1,94 di Bach dà un leggero favorito, perché ovviamente la valutazione data 2 è la parità, la valutazione data al suo avversario Kulba a 1,94, Bach ovviamente sarà 2,05, 2,06, quello che sia, la quota opposta di 1,94. Questa quota è molto ben diversa nella stima che ha fatto il bookmaker, che l'ha valutato a 2,76. Quindi dove c'è maggiore dislivello è ovvio che abbiamo una maggiore errori di valutazione del bookmaker. Quindi è una giocata probabile, a seconda della nostra stima, date per buone le nostre stime che abbiamo inserito, qualora il bookmaker ha una valutazione come questa, è ovviamente che abbia cannato questa quota. Averle prima ovviamente nel software, oppure addirittura la mattina alle 6 quando stimiamo, ci dà un certo vantaggio, perché come noi anche altre persone probabilmente avranno già visto questa quota sballata e hanno già pensato bene di andarsela a beccare. E quindi queste quote, queste giocate fatte la mattina presto, sono ovviamente scevre dalla contrattazione, quindi dall'abbassamento eventualmente della confluenza di più giocate sullo stesso giocatore. Quindi è ovvio, come ha scritto anche qualcuno, la nostra quota che io prendo è più bassa di quella che prendi tu. Noi su Telegram mandiamo tutte le mattine le quote, anche alle 6 di mattina, stamattina mi sembra le 5 e qualcosa. È ovvio che
quella quotazione lì alle 6, alle 7, alle 8 potrebbe essere diversa perché inizia a subire le giocate. Quindi nella vostra operatività tenete conto anche di questo. Io faccio un'unica stima la mattina e quindi per me la quotazione di quella giornata quella quota vale quello. È ovvio che nel corso della giornata, per il susseguirsi degli incontri, per le giocate che man mano confluiscono, la quota ovviamente del Book Maker si aggiorna. Quindi, e quelli che sono in possesso del software, non gli basta nient'altro che riavviare l'aggiornamento, aggiorna lista incontri e avrà ovviamente la valutazione corretta con la quota che in quel momento il Book Maker sta offrendo. Fatta questa premessa sulle quote, è ovvio, ritorniamo al discorso di prima perché oggi principalmente mi interessava fare questo, è ovvio che maggiori sono le distanze e maggiore è la value su quella giocata. Ma la value non significa sure, perché noi stiamo stimando quella quotazione, il bookmaker sta facendo la sua valutazione. È ovvio che tutti i favoriti del bookmaker, per esempio, non è che vincono perché il bookmaker li dà favoriti e sono oggettivamente superiori al loro avversario. È la stima che ha fatto il bookmaker. Il bookmaker sarà dentro, ovviamente, se avrà il guadagno dell'aggio e se avrà preso più favoriti abbassando la loro quota rispetto a quello che invece il confronto con i giocatori che stanno scommettendo contro questo bookmaker. Quindi la quota più bassa, come sapete, non è sinonimo di risultato finale uguale alla quota. È ovvio che fa buona parte anche il caso, la varianza, chiamatela come volete, però sappiamo anche che sui grossi numeri ci troviamo a avere un vantaggio proprio perché se la stima è corretta il bookmaker ci sta pagando più di quello che avrebbe dovuto. Questa è la giornata in questo momento, ci è rimasta soltanto quest'ultima gara alle 21, ve l'ho lasciata perché anche questa è eclatante. Per noi il favorito vale 1,79, per il bookmaker invece 2,40. È ovvio che qui c'è una netta differenza, è ovvio che conviene giocarla, ma è ovvio anche che non siamo di fronte alla certezza di avere una vincita perché innanzitutto devono giocare e poi questa stima per il bookmaker 2,40, il giocatore Hulk o come cavolo si chiama Hulk, ovviamente avrà come favorito l'altro giocatore. È ovvio che trovando una stima 2,40 l'altro sarà oggettivamente quotato in maniera inferiore a 2,40, sarà quotato 1,70, anche meno, 1,60. Mentre noi la nostra stima è 1,79. Nel nostro confronto sappiamo che ha una lavagna 100. La quotazione del nostro avversario corrisponde, sapete fare l'inversione di quota, corrisponde a 2,26. 1,79 diviso 0,79 porta esattamente 2,26. E quindi per noi la stima di Hook a 1,79 aveva un avversario, Cuke, a 2,26. Se il bookmaker quota invece 2,40 è ovvio che la quotazione del suo favorito 2,40 diviso 1,40 esattamente a 1,71. È ovvio che ci troviamo di fronte a una quotazione inferiore a 1,71, quindi fatto l'aggio siamo intorno a 1,60 anche di meno. Non vi dovevo dire nient'altro se non che continuate a seguire, continuate a
iscrivervi al canale Telegram totalmente gratuito per gli iscritti a Sei un trader sportivo 6, al gruppo Facebook Sei un trader sportivo 6. Diamo appunto l'opportunità di iscriversi al canale Telegram per avere queste giocate in maniera totalmente gratuita. Chi ha invece voglia di avere il software e confrontarsi e di volta in volta aggiornarlo con le variazioni delle quote che il bookmaker effettua, è ovvio che una stima su una quota 2,40 come in questo caso nell'ultima gara che ci manca, se questa diventa 1,70 è ovvio che non è più una valvola. Quindi questa giocata fatta magari stamattina alle 6, suggerita stamattina alle 6 e nel corso della giornata modificata non è più una valvola. Per me che la rilevo la mattina rimane una quotazione 2,40. È ovvio che chi durante la giornata ritorna su questa gara e non la trova più a 2,40 non si trova più davanti a una value. E quindi è oggettivamente rilevante avere la quota aggiornata di volta in volta. Presumo di avervi detto tutto, è ovvio che seguiranno altri video colgo l'occasione per salutarvi. Ciao ragazzi, alla prossima. Bye bye.